Oggi siamo qui perché, come sapete, il castello è chiuso, ma noi ragazze non ci vogliamo fermare. Quindi oggi sono qui a raccontarvi una storia, e più precisamente una leggenda, che riguarda proprio il castello e che viene tramandata da tantissimo tempo. Questa leggenda racconta di una bambina che tanto tempo fa viveva non lontano dal castello di Formigine e viveva nella sua casa da sola con la mamma, e doveva aiutarla in qualsiasi modo, quindi fare le faccende di casa e, tra le altre cose, doveva filare la lana, perché così, in questo modo, la mamma poteva vendere gli abiti che loro cucivano al mercato di Formigine. Alla bimba piaceva tantissimo andare a filare la lana vicino al fossato del castello di Formigine. Un giorno, fila, il suo fuso gli cade nell'acqua del fossato del castello. Sono guai per la bimba, come fa a continuare a filare la lana? Corre a casa e riferisce tutto alla mamma. La mamma ovviamente si arrabbia tantissimo, perché gli dice alla bimba: come farai a filare la lana, a fare i vestiti e io andare al mercato a venderli? Ora risolvi tu la situazione e vai a cercare il fuso che ti è caduto. La bimba, tutta sopraffatta dalla questione, corre di nuovo al castello, e l'unica soluzione che gli viene in mente è di tuffarsi nell'acqua. Quindi si tuffa nell'acqua. A un certo punto però perde i sensi. Quando si risveglia, si trova all'interno del castello, un luogo dove a quasi nessuno è concesso entrare, perché il ponte levatoio è sempre alzato. È una cosa bellissima trovarsi all'interno del castello. C'è un prato immenso, pieno di fiori, di alberi, di qualsiasi cosa, di animali, conigli, uccelli, galline. E quindi decide di andare a raccogliere questi fiori. A un certo punto però sente una voce, e proviene proprio dal pozzo, che gli dice: per favore aiutami, è tantissimo tempo che sono pieno d'acqua, svuotami. Al che la bimba, pronta, prende un secchio e inizia a svuotare il pozzo. Con quest'acqua che tira via dal pozzo, decide di innaffiare il prato. Cosa poteva fare con tutta quell'acqua? Poi, una volta finito di svuotare il pozzo, va nel prato e si sente chiamare da un'altra voce. Per favore, sente. È l'ippocastano che gli dice: io sono pieno di castagne, sono ormai mature, e ce ne sono tantissime, i miei rami non riescono più a tenerle su, scuotimi. Allora la bimba cosa fa? Lo scuote, tutte le castagne cadono e lei lì pensa: potrei raccoglierle e portarle alla mia mamma. Quindi tira su la sua gonna da farne una sorta di recipiente e ci mette all'interno le castagne, per poi nel caso farci la farina. A un certo punto, girando per il castello, nota che tutte le finestre sono rotte e il vento ci soffia dentro, ma in un angolo del castello, dove c'è una torre altissima, vede che c'è un lumino acceso. Quindi pensa: forse non è così tanto disabitato, qualcuno ci abita. Presa da un enorme coraggio, e va nella corte del castello e sale le scale che danno sul fossato interno. A un certo punto apre la porta e si trova nel piano più alto della torre e trova questo ambiente
riscaldato, illuminato. E a un certo punto vede una signora, una dama, tutta completamente vestita di bianco. Al che subito la bimba prende paura e sta per scappare. Ma questa signora, che si rivela essere la leggendaria Dama Bianca, gli dice: perché scappi? Perché hai paura? Rimani qui con me. Se tu ti comporterai bene e farai a modo le faccende di casa, non te ne pentirai. Io ti darò alloggio e cibo a volontà. La bimba, al che non può rifiutare, decide di rimanere. E quindi passano i giorni, le settimane, e la bimba continua a fare le faccende di casa con l'unico monito che la Dama Bianca gli dice: dovrai assolutamente fare in modo perfetto il mio letto e sprimacciare al meglio i miei cuscini, così che sprimacciandoli farai cadere quella cosa bianca dal cielo, fredda, che si scioglie sulle mani, la neve. Quindi così Formigine potrà vedere la neve. Allora la bimba è tutta presa da questo incarico e ci tiene a fare bene il suo lavoro, a spiemacciare per bene i piumini, e la neve infatti cade. Un giorno però la Dama Bianca vede che la bimba è molto triste e gli chiede il perché di questa tristezza, e la bimba risponde: io sto molto bene qui, ma mi manca casa e la mia mamma. La Dama Bianca è molto capisce lo stato d'animo della bimba e quindi gli dice: tu in questi giorni hai fatto molto bene il tuo lavoro e io sono contenta che ti manchi casa, quindi se vuoi puoi tornare. Sistemano il tutto e la bimba è pronta a uscire dal castello. Al momento di uscire cade una pioggia di gocce d'oro che le si attaccano tutte addosso. La bimba è molto meravigliata di questa cosa, non se lo aspetta, e quindi la Dama Bianca le dice: tu te lo sei meritato questo oro, perché hai lavorato molto bene per me, quindi lo puoi tenere. Ritrova anche il suo fuso, quello che aveva perso all'inizio della nostra leggenda, e torna a casa. La leggenda vuole che se Formigine a un certo punto si imbianca di neve, bianca e fredda, vuol dire che la Dama Bianca sta primeggiando per bene i suoi cuscini.